Ha chiesto la parola al consigliere Benzoni. Prego. Grazie Presidente, sarò velocissimo, solo per fare un ringraziamento all'assessore perché quando ci siamo trovati in quest'aula ad approvare la tassa di soggiorno aveva promesso che avrebbe guardato i dati e l'avrebbe corretta il prima possibile. E devo dire che l'ha fatto ancora prima di vedere i dati dell'intero anno e questo vuol dire proprio andare incontro a quelle esigenze che sono nate in questi giorni, in questi mesi di sperimentazione e quindi andare incontro ai lavoratori. La tassa di soggiorno sta funzionando rispetto a quelle che erano le previsioni e i dati dicono che probabilmente andremo incontro a una tassa secondo le aspettative. Le chiediamo, Assessore, se quando verrà in commissione la prossima volta potrà darci qualche dato in più anche in merito ai pernottamenti esenti, perché questo Consiglio è stato artefice di una battaglia per esentare coloro che sono in turismo, tra virgolette, sanitario, quindi un turismo di cui non ci vantiamo, se non per l'eccellenza dei nostri ospedali e che non pagano la tassa di soggiorno, e vogliamo capire all'interno dei prenotamenti esenti quanti di questi fanno riferimento a quello. Grazie anche per aver accolto la sollecitazione di esentare gli universitari che evidentemente non sono turisti, ma sono persone che qua studiano, che vogliamo incentivare e quindi da questo punto di vista la ringraziamo. Per quanto riguarda l'utilizzo della tassa, le chiediamo di avere la maggior percentuale possibile su un uso diretto del turismo, ma comprendiamo il suo ragionamento che è anche quello di dire che i turisti che vivono a Brescia usufruiscono dei servizi e quindi questa tassa deve andare anche in qualche parte a coprire quelli che sono i costi dei servizi che tutti usufruiscono, che è la pulizia delle strade, che è l'utilizzo del trasporto pubblico e quant'altro. Grazie.